andremo a scambiare il primissimo Leviatano Neon esistente al mondo e vediamo cosa i ricchi di Adopt Me ci offrono per questo pet. Io non vedo l'ora. E se anche per voi è così, un bel mi piace adesso, ancora prima di dire ehi ciao a tutti i diversi amatissimi sognatori. Io sono Francesca e bentornati sul canale. Benvenuti in un nuovissimo video di Adopt Me Trade. Oh yes, esatto, andiamo a scambiare e mi piace adesso per belle offerte. Andiamo subito. Oggi ci connettiamo addirittura per il 987 giorno. Fate finta che io non mi stia sciogliendo, per favore. Fingete che io letteralmente non mi stia sciogliendo. Qui ho il mio ice coffee, mamma mia. Amarissimo, ma stranamente io sono tutta colori pastello, kawaii, e poi mi piacciono le cose amare. Bah, oggi quindi ci connettiamo per il 987° giorno, prendiamo 50 miseri dollari, siamo addirittura in anticipo e siamo a 435 stelline, quindi ci manca ancora un po' per i nostri nuovi orecchini. Allora, la prima cosa, eccolo qua, ciao amore, amore bello. Allora, sì, nella live di ieri tantissimi di voi mi avete detto, no Franci, devi scambiare la nuova tartaruga, la tartaruga della Isla, che costa 490 Robux. Ora, è un po' difficile farla neon, lo ammettiamo. Togliamo questo, togliamo anche questo, così per capire, ok, questi sono tutti i petti che devo fare neon, ma in realtà abbiamo la Aragosta, eccole qua, ne ho 16 normali, 16 me le inizio a mettere, 4 tra i preferiti, perché questa è da fare neon. E poi anche il Leviatano Lev. Ne ho 4 cresciuti e 4 neonati, quindi io vado con i 4 cresciuti a metterlo tra i preferiti e ce l'andiamo anche a fare neon. Mentre per quanto riguarda la tartaruga isolana, ce le ho tutte neonate, quindi non è cosa, però scambiarlo perché semplicemente non ce la faccio a tempo per farlo neon e tutto il resto. Quindi ragazzi, quello che dobbiamo fare, quindi qui mi rivolgo ai miei fantastici aiutanti, Rien, Sonia, Alex e così via. Ragazzi, vi do quattro tartarughe. Vi prego, aiutatemi a farle neon. Dopo scriverò anche in privato a Rien, che solitamente è lei che gestisce. Mi sto letteralmente sciogliendo, ok? E raga, in realtà se andate sul mio profilo Instagram è uscita anche una nuovissima foto con un video in super HD dei miei nuovi capelli. Quindi andate a metterci un bel cuoricino e chi viene da questo video commenti anche con un bell'arcobaleno. Vediamo quanti di voi riescono ad andare sul profilo, mio profilo Instagram, e andare a commentare con un bell'arcobaleno. Arcobaleno, non so parlare più stamattina. Arcobaleno sotto la mia fotina. Un mega extra cuoricino per voi. Allora, ricordiamoci, il ragazzo è senza potion. E allora, adesso io ho bisogno di capire come si chiama in inglese. In inglese si chiama Trade Neon Leviathan con la ok. Facciamo così, accettiamo la richiesta. Sì, tutto fantastico, tutto bellissimo. E lo andiamo a mettere anche qui. Vediamo un po' cosa ci offrono. Allora, ci offrono una tigrella d'oro lunare. Formichina neon, che mi sembra che ce l'ho la formica. Ant. Vabbè, non la ce ne ho abbastanza per farle neon, quindi no thank you. Addirittura anche due leviatani, quindi andava più che bene. Ci sono diversi pet neon e mega qui, quindi davvero mi piacerebbe riuscire ad avere qualche pet interessante. Perché qui abbiamo un neon chic. Mega chic. Wow. Bello. Bello. Poi abbiamo la whale, la space whale neon, che già ce l'ho, però è stupenda. Questa è veramente stupenda. Scoiattolo neon fly ride. Purtroppo il red squirrel anche neon non è che mi piace molto. Quindi no, va bene, ha fatto tutto da sola. Poi tra l'altro Sofia, vediamo un po'. Oh, acchiappi granchi sta per iniziare. Il minigioco si fa a prescindere. Vediamo Sofia che cosa ci mette. Uno stingray, ovvero una pastinacca che per me sarà per sempre il rombo. Potete dire quello che volete, per me è il rombo. No, grazie, proprio no, grazie. E raga, io mi sto sciogliendo, devo alzare i capelli. Ok, eccoci qui. Mamma mia, ragazzi, che sudata! È iniziato all'improvviso l'estate, proprio all'improvviso. Quello dorato, quello dorato!
devo acchiappare quello dorato. Per favore. Ok, acchiappato. Ci farà avere un sacco di punti quello dorato. L'obiettivo di questo nuovo minigioco, ragazzi, potete acchiappare fino a 3 granchi e buttarli nell'acqua. È a squadre, quindi bisogna vincere. E il granchio dorato è quello che dà più punti. Però mi ho notato che in questa squadra siamo in due, quindi non è che va benissimo. Ma ok, devo ammettere, questo minigioco mi piace tanto, mi piace davvero davvero tanto. Poi quando ti avvicini ai granchi questi scappano, quindi è ancora peggio. Abbiamo fatto 1000 punti, terzo posto, sì, ma perché eravamo soltanto in due. Poi punteggio personale, 1000, ho fatto un sacco di punti solo io, ma va bene. Allora, questo ce lo mettiamo tra i preferiti, perfetto, e ritorniamocene al centro. Non vorrei farlo ride per il momento. Canguro mega. Qui ci sono un bel po' di cose, raga. Spero di avere almeno qualche pet neon che mi manca. Sarebbe fantastico riuscire ad avere qualche pet neon che mi manca. Considerando che poi io comunque ce ne ho già altri 4 di questi, quindi non è che... Drago di lava, drago di lava, drago lavanda, drago lavanda. Wow, nice, nice software. Ma sono tutti pet che già ho. E se non fosse stato per i pet che già ho, erano tutti da accettare. Vediamo un po'. Allora, poi quello che cos'è? Aspettate, mi sono incastrata. Che cos'è questo? Che pet è? Ah, un alicorno. Qua non l'avevo riconosciuto proprio. Abbiamo un orsetto neon. Un cacarugo, un canguro mega. Ma ci proviamo. Potrebbe dirci di no. E potrebbe anche... Ma gli mettiamo anche 4 aragoste. Se la fanno i neon. Che ne pensi? What do you think about it? Eh? Che ne pensi? E se dovessi aggiungergli... For what? For il tuo pet. Ha messo un neon fly ride. Non c'è, sei assolutamente under in quel caso. Probabilmente anche io ero under. Ma ehi, la silly duck. Ne ho due. Già fa parte di uno scambio. Guarda, se era neon. Ma non è neon. So, no thank you. Pony Mega Ride. Questo non si trova più, questo pony. È fantastico, ma per colori non mi piace. Altrimenti questa era una bella offerta. Era una bella offerta, ma per colori questo pet non mi piace. Adopt me Roblox 79. Mi ha mandato una richiesta. Ok. Proprio Griffin. Però anche questa offerta è assurda, carinissima. E mi piace il Golden Ciao Ciao. Aspè, can I offer for golden ciao? Allora, che gli metto per il golden ciao ciao? È un leggenda, gli do un dodo, ne ho un sacco di dodo, gli do il dodo per il golden ciao ciao, per favore, così ho il golden ciao ciao, mi va bene il dodo, vince lui, cioè per lui è un win assurdo, che ne pensi? Vabbè, allevato, va bene, grazie. Ok, ok. Questo è bello. Questo però già ce l'ho. Questo già ce l'ho, la tigre alata. Che bello il neon. Che potrei offrire per quello? Un alicorno neon. Qualche pet che ho neon a doppio. Fatemi dare un check. Perché magari così potremmo anche... Che ne dite? Dratini? È un po' too much considerando. O anche un col... Un... Sì, gli do un golem di ghiaccio. Che lo voglio questo. Oh no, raga, sono andata a fare una missione perché questo continuava a dire che aveva sonno. E la ragazza con il baby shark se n'è andata. No, oh, ci sono rimasta super male. Volevo provare a fare un'offerta per il baby shark. E la tizia è andata via. No, vabbè raga, allora sentite, bel server, ma nessuno mi pensa, quindi io direi cambiamo server. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta, meglio che non vi dico quanto tempo è passato. Vi basta sapere che tutto il mio ghiaccio si è sciolto. Tutto. Il mio ghiaccio si è sciolto. Siamo qui con il nostro Leviatano e andiamocene al centro, veloce, velocissimi. Devo ammettere che le offerte che ho ricevuto, qualcuna è stata buona,
altre mi hanno lasciato un po'. Non so, vediamo un po' questo server. Ok, mi piace. Voto 10. Vediamo un po'. Olè, ok, Lili per una, vai Lili. Vai Lili. No, Lili. No, Lili. Che brutto. Cioè, alcuni sono carini, ma. Dai, qui ci sono tanti pet. Dai. Come l'impressione, raga, che questo pet non gli interessa molto. Ho proprio questo feelings, no? Cioè, capite? Riccio? Questa è una bella offerta. Considerando quanto vale il riccio, ma ne ho già una, quindi. Bah. Ma raga, io credo che questo pet veramente non lo vuole nessuno. Nio, non ho nio, non normale, non normale. Avrei dovuto. Dobbiamo provare a scambiare la tartaruga appena riusciamo a farla, Nion. Dobbiamo assolutamente provare a scambiare la tartaruga. Tartaruga. E poi c'è questa persona che mi ha fatto il trade, ma sto così da 5 minuti. Quindi, no. Questo ragazzi per il momento è uno di quei pet da non fare Neon, da non fare assolutamente Neon. È palese che sono stata in due server palesemente ricchi con tantissimi pet spaziali e nessuno, ma dico nessuno, ha voluto questo pet. O meglio, c'è stata qualche offerta carina, ma non estremamente carina. Non lo so, secondo voi quale offerta avrei dovuto accettare? Fatemelo sapere giù nei commenti. Lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e prima di salutarci dobbiamo ringraziare due nuove Dreamers di Platino che si sono abbonate proprio ieri in live. Abbiamo Giovanna Trani e poi abbiamo Stella Love Animals, ovvero Isabella. Grazie mille ragazze per esservi abbonate con il piano Dreamer di Platino e per il supporto che state dando al canale. Un mega extra bacione per voi! E se tu che stai guardando questo video non sei ancora iscritto al canale, ma cosa stai aspettando? Tappa qui sul pallino e poi sul tastino rosso iscriviti. Mentre per vedere altri video presenti sul mio canale ti basterà cliccare qui sulla miniatura. Io ti saluto, ci vediamo domani alle 15 con un nuovo fantastico video e mi raccomando, non smettete mai di sognare. Ciao!